Casa di Greco, Club Scherma Lecce, 8 anni di grande fatica e grandi successi. Sì, hai detto bene, grandissima fatica, perché veramente è la passione per lo sport mi ha spinto 8 anni fa a intraprendere questa bellissima avventura. Tanti sacrifici compensati da tante grandi gioie. Abbiamo un vivaio che vede bene 2 atleti tra i primi 8 nazionali. Abbiamo conquistato Coppe Puglie, titoli nazionali, podi nazionali, che mi fa ben sperare in un futuro, grazie all'ottimo lavoro del maestro Alessandro Rubino, in sala con noi ormai anche lui confermato per quest'anno. Ed in futuro tante altre cose che non vorrei dire per scaramanzia, ma penso che nel prossimo biennio il Club Scherma Lecce sarà veramente un fiore all'occhiello, nella scherma pugliese ma anche nazionale. Com'è nata questa passione per la scherma, poi per le armi che qui vengono insegnate, spada e fioretto in particolare? La mia passione nasce perché per i figli si fa anche la luna. Bene, allora non mi fu chiesta la luna 8 anni fa, semplicemente mi fu chiesto da mio figlio di continuare a fare scherma, ma all'epoca non c'erano i presupposti per una società che a livello agonistico lo seguisse in tutta Italia. E allora 8 anni fa decisi di mettere su questa saletta, che invito tutti quanti a venirci a trovare nei giorni dispari, Rione Castromediano, all'interno del seminario, dove lavoriamo con questa passione che ci caratterizza dall'inizio, perché solo la passione ti spinge a credere in qualcosa contando sulle proprie forze. Giovanni San Marco, l'atleta più anziano del Club Scherma Lecce. Da quanto tempo pratichi e ami questo sport? Io lo pratico da quando avevo 17 anni, però l'amore per questo sport è nato molto prima. Purtroppo quando ero un ragazzino non c'era la possibilità di praticarlo ancora qui a Lecce, ho dovuto aspettare qualche anno per scoprire che questo sport era possibile farlo anche a Lecce. Quindi sono 26 anni che dedico a questa attività. Giorgio Lombardi, vari club hai passato nella tua carriera. Sicilia, Roma, Lecce, le tue impressioni? Allora, diciamo che non posso dire con certezza qual è stato il migliore, perché erano in momenti diversi della mia vita, quindi per esempio adesso sono molto più forte di prima e quindi non posso dire con esattezza. Una passione che è iniziata molto piccola a 5 anni, pensi di continuare? Certamente, fino alla morte.